Ciao ragazzi, oggi abbandoneremo la nostra amata moto per parlarvi della palestra. Palestra, io odiavo andare in palestra e sono sicurissimo che se non ci trovassimo in una situazione di quarantena non mi avreste di sicuro chiesto di farvi un video sulla palestra. Però siccome me l'hanno chiesto in tanti, ho deciso di dedicarvi un piccolo video dedicato proprio a quello che facevamo durante la stagione, soprattutto nel periodo invernale. Probabilmente a quasi nessuno piace andare in palestra, a parte ad esempio il mio amico Gabriele De Maria, che gli piace essere bello grosso, e allora lui è amante della palestra, se no gli altri normalmente preferiscono andare in moto che andare a perdere tempo in palestra. Però anche a me non piaceva, ma da buon professionista o in questo momento, come nelle vostre condizioni, che non potete uscire di casa, fare una preparazione fisica per mantenere il fisico allenato è molto importante. Voglio precisare che io non sono assolutamente un preparatore fisico, quindi vi do delle nozioni di come mi allenavo io, ma per approfondire il discorso vi dovete appoggiare a delle persone qualificate, come io ad esempio avevo il mio preparatore atletico che si chiama Roberto Prina. Lui mi ha sempre seguito durante gli anni, è un pilota di trial vecchia data, quindi tanti lo conoscono, sta ancora praticando adesso, nel campionato italiano, e quindi io mi sono sempre appoggiato a lui. I preparatori atletici ce ne sono tantissimi, fate solo attenzione alla persona che vi segue, perché facciamo uno sport un pochettino particolare, dove dopo andrò a spiegare che cosa serve per essere produttivi, e quindi cercate di andare a individuare la persona giusta per il vostro allenamento. Ripeto, io vi darò delle nozioni base, adesso le vediamo assieme e vi spiego anche cosa vi occorre per un allenamento semplice fatto in quarantena, perché non possiamo andare dentro una palestra e quindi lo dobbiamo fare a casa nostra. Come potete vedere, ci troviamo nella mia mini palestra, fatta dentro a un locale, quindi è molto piccola. Ma alla fine io avevo quasi tutto. Ecco l'occorrente di quello che vi può servire per fare un allenamento a casa. Delle tavolette per l'equilibrio, una sacca, una palla medica, una sbarra per le trazioni, un kettlebell, un TRX, che è un attrezzo indispensabile per il nostro sport perché simula tantissimo quello che andremo a fare in moto. Lo potete attaccare, come potete vedere, ad una sbarra o altrimenti anche ad una porta. Mi raccomando, se avete una parete in cartongesso, non attaccatelo assolutamente, altrimenti vi viene via anche la parete. Ed infine una palla. Negli anni ho seguito tantissimi allenamenti. Ho provato con la palestra classica, quindi partire nella stagione invernale con un allenamento semplice, per poi passare a un allenamento con un carico e per poi finire con lo scarico prima di arrivare alle gare. Però cosa mi è sempre successo? Durante questa preparazione, allenandomi anche in moto, spesso mi capitava di farmi male per qualsiasi motivo, anche semplicemente una distorsione o qualsiasi piccolo infortunio che
mi faceva interrompere magari per una settimana o due il lavoro, mandando a monte tutto il lavoro fatto magari precedentemente. In più spesso mi si verificava che avevo dei problemi magari con la moto e per un tot di tempo dovevo assentarmi per fare delle prove, dei test e via dicendo. Questo può capitare anche naturalmente a voi che non siete dei professionisti, ma siete delle persone che devono cominciare magari una preparazione, interromperla per, non so, una settimana, 2 settimane e poi doverla riprendere. Questo è impossibile da fare con un allenamento classico che si fa nelle palestre normali, dove ti preparano una scheda e tu devi seguire una certa andatura durante l'anno, scusate, durante la preparazione. Quindi, negli ultimi anni sono passato al CrossFit. Il CrossFit, per chi non lo conoscesse, è un allenamento molto funzionale per il nostro sport, perché allena tre cose in particolare. Guardate che bella lavagna tecnologica, l'ho fregata mia figlia. Allora, tre cose importantissime. La prima, la forza esplosiva. La seconda, l'equilibrio. La terza, la resistenza, che è quello che non mi piaceva assolutamente fare. Per non rendere noioso l'allenamento, dovete cercare di simulare una zona facendo un percorso dove dovete fare tanti ostacoli, proprio come è nel trial. In questo modo potete allenare tutto il corpo, ma soprattutto dovete cercare di variare il più possibile le tappe, quindi dovete fare la stazione con l'equilibrio, la stazione dove fate braccia, la stazione dove fate le gambe, e la stazione dove fate un po' di cardio, ok? Tutto ciò deve durare all'incirca, per chi vuole comunque allenarsi per le gare, circa 3 minuti, dai 2 ai 3 minuti. Non fatelo mirato a 1 minuto e mezzo, perché sennò rischiate di allenare il vostro corpo ad arrivare a quel minuto e mezzo classico della zona. E poi se avete un imprevisto durante la gara che, non so, avete sbagliato qualcosa, quindi dovete tirare fuori la zona a 3 in fretta e furia, rischiate di arrivare senza fiato o senza braccia, ok? Quindi allenatevi sempre a un po' più del minuto e mezzo che si trova durante le zone. Per chi fa molto alpinismo, invece, deve cercare di fare la stessa cosa in maniera che quando magari arriva quasi alla fine della salita, che magari c'è l'altro dietro che ci spinge, dobbiamo ancora resistere quel minuto o due in più per arrivare in punta. Per fare questo tipo di allenamento vi dovete scaricare una app che si chiama Tabata, ok? E non è nient'altro che un cronometro che scandisce il tempo, che vi dà quando dovete ripartire per fare un determinato esercizio. Prima vi ho parlato del preparatore atletico perché il CrossFit è un po' come il trial, cioè se abbiamo un seguitore ci spingiamo un pochettino oltre, se non abbiamo una persona che ci stimola, che quindi potrebbe anche essere solo un nostro compagno di allenamento, ma facciamo l'allenamento da soli, succede che quando arriviamo un po' tirati o che comunque siamo cotti, non proseguiamo o comunque molliamo. Questo il preparatore serve a questa cosa qua, cioè nel senso, quando siamo al limite ci deve ancora spingere e stimolare per andare ancora avanti, in maniera che se ci troviamo in gara in difficoltà possiamo ultimare la zona al 100%. Ok? L'applicazione di cui vi parlavo prima è questa, Tabata Timer. La fate partire, vi dà la partenza, conto la rovescia, 3, 2, 1, partite con l'esercizio, 20 secondi,
2,1, stop. Fate 10 secondi di pausa che vi permette di spostarvi all'altra postazione e poi ricominciate. Come ultimo esercizio, la palla. Potete iniziare con le ginocchia a stare in equilibrio. Mi raccomando, non appoggiatevi col sedere, ma cercate di stare su. Ok? Per quelli che saranno già un pochettino più bravini, esperti, dovete provare a farlo in piedi. Quindi, da questa posizione, salite sopra e rimanete in equilibrio. Ok? Questo esercizio lo potete complicare, magari con una palla. Prendete una palla e la lanciate contro il muro, come ha fatto Fujinami con la moto, è identico, ok? Spero di avervi fatto capire di che allenamento avete bisogno per poter andare in moto. Tutto questo allenamento lo si può fare all'aperto, quindi ancora meglio se potete portarvi gli attrezzi in un parco o fuori casa, è meglio perché siete all'aria aperta e di conseguenza è anche più piacevole la cosa. In più, potete, se avete il garage, quindi attrezzi vi spostate in garage, potete alternare degli esercizi con la moto. Quindi, in mezzo a tutto il circuito, potete ad esempio mettere degli spostamenti della ruota davanti, oppure invece di stare in equilibrio sulla palla, state in equilibrio con la moto, in maniera che vi allenate anche per i video che stanno facendo anche la federazione che stanno facendo questo nuovo campionato virtuale. Ultima cosa, per il periodo estivo e quando naturalmente potrete di nuovo tornare ad uscire e a poter magari andare in bicicletta, io facevo allenamenti con la mountain bike, quindi tratto in salita, facevo le ripetute in salita in maniera da allenare la potenza fisica e anche un po' quella esplosiva. Ragazzi, io ho finito, mi raccomando iscrivetevi al mio nuovo canale e a breve farò altri video, soprattutto quello dedicato agli spostamenti che in questi giorni uscirà. Quindi un saluto a tutti, ciao e mi raccomando, cliccate.